da quell'atto lì non se ne fanno. Anzi, Berlusconi come alibi dovrebbe tirar fuori il certificato medico. Questo è l'editoriale di Feltri su Libero, che lo trovate qua. Anzi, adesso lo troverò. Allora, poi l'Unità riporta alcune cose sulla presunta difficoltà, diciamo, Amandi, del Presidente del Consiglio, e lui gli chiede 2 milioni di euro. Li fa denunciare per aver insinuato che è impotente, che è costretto a pompette, iniezioni, additivi di vario genere. Formigli dice, ma è possibile che hanno denunciato quelli che hanno scritto molto meno di quello che ha scritto lei, e lei dopo averlo scritto non è che è stato denunciato, è stato promosso a direttore del giornale, che quella roba lì l'ha scritta su Libero, che non è di Berlusconi, appena scritto il potere dice questo lo voglio con me, direttore del giornale. Dice, io ma hai scritto che è impotente, tanto te lo legge, dice, oh, però vuol dire. Cioè, è una roba, basta farmi vedere. Basta farmi vedere. Dice, ma lei ha pubblicato una notizia, una lettera anonima sull'omosessualità di Coppo. Dice, no, ma quelli sono atti giudiziari. Dice, no, non sono atti giudiziari, è una lettera anonima. Gli atti giudiziari c'hanno l'intestazione, tribunale, procura della Repubblica. Dice, niente, c'è una lettera anonima. Dice, no, no, ma lì sono delle mie fonti. Ma che fonti? Ha ricevuto una lettera anonima. Cioè, se uno scrive una lettera anonima in cui si dice che Feltri...